all'unanimità dal Consiglio Provinciale il regolamento del Museo di Storia Naturale del Vulture, con l'intento di valorizzare, ampliare e migliorare la fruibilità della struttura. Ce ne parla Maria Rosa Monaco. Un nuovo regolamento è un progetto di ampliamento finanziato per 200.000 euro dalla Regione Basilicata. Così il Museo di Storia Naturale del Vulture si prepara a un nuovo sviluppo e a una più incisiva presenza nel raccontare il bellissimo scenario boschivo e lacustre in cui è immerso. Il regolamento approvato dal Consiglio Provinciale fissa una serie di norme per migliorare l'organizzazione, la fruibilità e la gestione della struttura, mentre il progetto di ampliamento, che sarà ultimato a breve, arricchirà gli allestimenti collocati nel suggestivo complesso dell'Abbazia di San Michele, con laboratori didattici, touchscreen e proiezioni, che in un viaggio a ritroso nel tempo faranno conoscere ai visitatori gli habitat naturali che si sono formati negli ultimi 100.000 anni. Uno spazio importante sarà poi riservato alla bramea, la bellissima e rara farfalla notturna, scoperta nei boschi di Monticchio negli anni 60 dallo studioso altoatesino Federico Harting, un esemplare unico della specie dei brameidi in Europa, cui è dedicato l'intero museo.